Tra poche ore la Lucchese saluterà in anticipo di un paio di giorni il ritiro di Corfigliano. Giunta in Alta Garfagnana lo scorso lunedì 20 luglio, la truppa rossonera avrebbe dovuto fermarsi nella Valle dell'Acqua Bianca fino a venerdì 31. I programmi però sono cambiati dopo il ripescaggio in T-Cup che chiamerà i rossoneri domenica la difficile trasferta di Foggia. L'impegno dello Zaccheria non è stato digerito ancora dal tecnico Baldini, soprattutto perché comporterà un notevole dispendio fisico, quasi un'odissea. La Lucchese viaggerà verso la Puglia in pullman, vista l'impossibilità di trovare posti liberi su aerei o treni. I 10 giorni a Corfigliano sono serviti a cementare ancora di più il gruppo e a creare i primi presupposti della nuova Lucchese, quella che dal 6 settembre dovrà affrontare il campionato di Lega Pro, che forse si chiamerà di nuovo Serie C. Baldini è parso più che mai motivato e grintoso nell'allestire una squadra in grado di offrire un calcio che gli stesso ha definito propositivo. In effetti le prime uscite stagionali sono state contraddittorie e interlocutorie, visto anche il differente spessore tecnico degli avversari. Si è passati dagli amatori del Capriola Poggio all'Empoli di Giampaolo per ritornare a Diavoli Neri Corfigliano, buona compagine di prima categoria. Pare invece delineato l'assetto tattico che, salvo ripensamenti in corsa, sarà il 4-3-3. Annotazione finale sui lavori dei fari dello stadio Porta Elisa, il cui avvio ormai è imminente. L'obiettivo è portare a 500 lux, minimi previsti, l'illuminazione dell'impianto lucchese. Due le fasi previste: nella prima, entro metà agosto, verranno potenziate le luci di 2 delle 4 torri faro. Successivamente si provvederà ad adeguare le altre 2 torri. In mezzo dovrebbe esserci l'amichevole di lusso con la Fiorentina. Tutto sarà completato però per l'inizio del campionato.